Questa è una coppia. Qua c'è tutta la coppia, qua c'è tutta la coppia, ma mica solo, c'è, là dentro c'è un bar, ecco, questa qui invece è una birreria. Una birreria, ma qua la producono, c'hanno delle botti di rame, adesso non so se si vedono, producono la birra secca. Allora, lì dentro c'è, sì, tipo, non è proprio una coppia, un centro commerciale, nuovo. Davanti c'è la posta e lassù qui ha fatto una cosa sborona, c'è un residence. C'è un centro formativo, ma comunque questo è un residence. Adesso non si vede in tubo. E là di là c'è il parcheggio. Qua c'è un parcheggio sotterraneo, io abitavo qua a 100 metri, hanno fatto uno scompiglio, fortissimo, qui c'era una fabbrica di siringhe, la Ico, bellissima, e niente, hanno una fabbrica enorme, io ci andavo quando l'hanno dismessa. Ci sono rimasti muri, dentro c'erano le trattature. Io entravo dentro da una finestra quando ero cinno e poi facevamo i giochi, ma una cosa per me era una cosa troppo, troppo fica. Ma era una fabbrica, no, l'hanno tirata giù e hanno fatto questa cosa qui, che adesso è diventata, ecco questo, là ci sono degli altri appartamenti,
ecco, fanno la birra cruda. Ci sono anche delle enormi cisterne di rame che fanno la birra. Ecco qua hanno distrutto la ICO, l'hanno tirata giù, e poi, ma si sono messi qua degli anni. Queste erano zone che c'erano i negozi con la morte, c'erano dei negozi che vivono tutto, mortadella, arrivano i detersivi, negozi gestiti da italiani, erano così i negozi una volta. E poi hanno fatto sta roba qua, ecco lì su c'è un passaggio che si va in un locale a bere birra. Allora tutti emozionati, la COP, ma chi si immaginava che diventava una cosa così?